Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la trasmissione curata dalla Diocesi di Terni Narni Amelia, che ogni settimana propone un aspetto della vita della Chiesa. E questa settimana proponiamo un argomento di stretta attualità perché è proprio imminente il pellegrinaggio e l'udienza particolare con Papa Francesco il 20 marzo, che vedrà coinvolta l'intera diocesi e soprattutto il mondo del lavoro, proprio perché questa udienza particolare è stata proposta e organizzata in occasione dei 130 anni della acciaieria di Terni, che appunto il 10 marzo del 1884 assumeva questa denominazione, acciaieria di Terni, e da qui sono trascorsi 130 anni tra alterne vicende, ma che comunque hanno fatto dell'acciaieria uno dei fiori all'occhiello di questa città. E in questo naturalmente si parlerà appunto di lavoro con Papa Francesco e con l'intera diocesi. Io questa sera ho ospiti in studio per appunto approfondire gli aspetti di questo pellegrinaggio nelle sue motivazioni, nella sua organizzazione, partendo appunto a fianco a me Don Fabrizio Bagnara, che è il delegato del Vescovo per il pellegrinaggio del 20 marzo, Monsignor Francesco De Santis, il provicario generale della diocesi, e Pietro Antonelli, responsabile dell'accoglienza diocesana. Buonasera, benvenuti, ma prima di interloquire con voi vorrei far vedere questo servizio che abbiamo realizzato in occasione della conferenza stampa di presentazione di questo evento e quindi le interviste con i due rappresentanti principali, insomma, sia della diocesi, appunto il vescovo Ernesto Vecchi, che dell'Acciai Speciali Terni, il responsabile del personale degli affari generali, il dottor Della Volpe. Prego di mandare il servizio. Dottor Della Volpe, questa udienza con Papa Francesco, 130 anni dell'acciaieria di Terni, è un momento importante per ricordare, ma anche per guardare al futuro con speranza. Certamente. Marzo, indubbiamente, il mese di marzo per le acciaierie di Terni è un mese assolutamente particolare. Basta pensare al fatto che in ogni occasione di incontro con i pontefici, a partire da Giovanni Paolo II, e così come anche quando vi fu l'occasione dell'udienza con Benedetto XVI, marzo ha sempre contraddistinto queste nostre grandi occasioni. Certamente il 130° anniversario, così come spesso dice anche il nostro amministratore delegato, noi stiamo operando insieme al nostro nuovo azionista, nuovo poi relativamente, è noto che è ritornata a essere il nostro azionista la ThyssenKrupp. Noi stiamo operando perché le acciaierie di Terni possano compiutamente festeggiare tra altri 130 anni un ennesimo anniversario. Indubbiamente la benedizione di Papa Francesco per noi rappresenta un viatico assolutamente essenziale, così come pure la prossima visita del lunedì prossimo del senatore Grasso, del Presidente del Senato, per attestare la centralità del ruolo delle acciaierie di Terni per il territorio e per l'intera economia nazionale. Per noi è un viatico eccezionale avere sia l'una che l'altra opportunità. Ovviamente la benedizione di Papa Francesco è quello che ci rende più sereni. Che il Papa ha capito al volo e nonostante le migliaia di richieste che ci siano nel mondo, ci ha concesso questo incontro che è una vera grazia del Signore. Ecco, qual è il messaggio che vuole uscire da questo pellegrinaggio per la città di Terni? Il messaggio è questo: dire acciaierie vuol dire Terni, vuol dire il popolo di Dio che ormai più di un secolo si nutre soprattutto di questa laboriosità di un'azienda che ha dato il meglio di sé e che credo che in pochi al mondo abbiano raggiunto una perfezione di produzione così alta. Poi ci sono i mercati globali, ci sono le situazioni che a livello globalizzato portano a dei problemi che oggi tutti conosciamo. Però non bisogna lasciarsi scoraggiare dalla globalizzazione. La globalizzazione è inevitabile, ma è governabile. Perciò dobbiamo far capire, e andando dal Papa, questo certamente verrà fuori, sarà un punto di emergenza, quello di dire che a Terni, insomma, c'è una eccellenza che non va perduta, e questa eccellenza non è il vescovo, ma è proprio la capacità imprenditoriale, l'esperienza di una elaborazione sul lavoro, ecco, di una
storia che arriva da lontano ma che oggi deve riesprimersi con la collaborazione di tutti. Non è battendo bandiera panamense che si possono risolvere i problemi. Dobbiamo battere la bandiera italiana, europea, mondiale, proprio per poter esprimere un messaggio globale, ma valorizzando la località. Senza la località non si va da nessuna parte, come del resto senza Cristo, che si è inserito dentro ogni situazione umana. Bene, queste erano le parole della Volpe e del Vescovo Vecchi, proprio per evidenziare questo rapporto della città con la fabbrica, ma anche della Chiesa e del Santo Padre con il mondo del lavoro, proprio anche ricordando quello che è stato uno dei momenti più importanti della vita appunto della città e della fabbrica nel 1981, quando Papa Giovanni Paolo II fece visita alle acciaierie di Terni. E proprio da qui vorrei ripartire con Don Francesco per ricordare appunto questo, diciamo così, filo conduttore che lega la Chiesa diocesana alla fabbrica, proprio partendo anche da quell'incontro che ebbe grande risonanza e tuttora ha grande risonanza per la valenza, insomma, importante che ebbe. Sì, ricordo molto bene, ero giovane sacerdote, insegnavo al liceo in quegli anni e ricordo questo fatto straordinario, che ha reso Terni da questo punto di vista una città fortunata, perché la visita di Giovanni Paolo II fu la prima visita che il giorno di San Giuseppe, patrono dei lavoratori, un papa faceva in una fabbrica, ma non una visita qualunque. Una visita, lo sappiamo tutti, è stato ricordato tante volte, e il 19 saranno 33 anni appunto da questa visita, fu un incontro vero, concreto, da chi aveva lavorato con le proprie mani in un'azienda, in una fabbrica come Giovanni Paolo II, che entrò nel vivo, non solo a visitare, ma addirittura mangiò con gli operai nella mensa, parlò nel consiglio di fabbrica, toccò con mano una realtà che è una realtà fondamentale per la vita dell'uomo, quella del lavoro. Proprio ripartendo da questo filo, che poi è diventata anche una tradizione per lo stesso Papa allora e per la Chiesa, che si è aperta sempre di più a guardare il mondo del lavoro come qualcosa che le appartiene e a cui appartiene, si è arrivati fino ad oggi. Il motivo è stato già ricordato, l'ha detto molto espressamente il nostro Vescovo, è stata una richiesta esplicita dell'AST, Acciai Speciali Terni, che volevano ricordare anche con una visita a Roma dal Papa questo evento straordinario che fa conoscere Terni in Italia e nel mondo, le acciaierie. Naturalmente si era pensati all'inizio, si era partiti meglio con una udienza o forse con la partecipazione ad un'udienza dove ci fossero stati anche una presenza significativa degli operai e delle maestranze delle acciaierie. Il Vescovo ha intuito in maniera molto immediata questa occasione, ha richiesto un'udienza speciale nella Sala Nervi, tant'è vero che è di giovedì, che non è normalmente giorno di udienza, con una duplice, vorrei dire, particolare attenzione e sensibilità, che il Vescovo stesso esprime poi nella lettera che ha inviato a tutta la diocesi, ai sacerdoti, ai religiosi, alle scuole, a tutti i movimenti, eccetera, dove sottolinea, oltre il motivo della ricorrenza dei 130 anni, la realtà pesante, triste, molto seria del mondo del lavoro. Noi naturalmente guardiamo alla nostra terra, alla nostra Terni, al nostro territorio. E un secondo momento di comunione, non solo con il mondo del lavoro, ma con la Chiesa intera, che va a dire un grazie grande, profondo, al Santo Padre per la sua particolare attenzione e benevolenza alla nostra diocesi nelle difficoltà che tutti conosciamo e che tutti sappiamo. Ecco, mettendo insieme questi due grandi motivi, il pellegrinaggio, o meglio l'udienza in occasione dei 130 anni, diventa un momento vero di vita comunitaria, di Chiesa. Voglio aggiungere un piccolo particolare. L'altra mattina mi chiamavano da Roma
e qualcuno che fa parte dell'Organizzazione Vaticana per l'Udienza mi diceva: ma avete trasformato questa udienza per il mondo del lavoro in una udienza diocesana. Ho detto sì, in parte è vero, ma in realtà quelle famiglie, quei giovani, quei ragazzi che noi portiamo, non è che stanno sulla luna, vengono da quelle famiglie spesso che drammaticamente stanno vivendo in questi tempi la realtà della mancanza, della perdita, dell'insicurezza del posto di lavoro. Quindi questo credo che inquadra bene le motivazioni che hanno spinto a questa udienza. Certo, perché accanto all'acciaieria non dimentichiamo che Terni è appunto una città ricca di altre industrie, molte delle quali stanno vivendo dei momenti di crisi, e proprio per questo stiamo vedendo le immagini dell'udienza con Papa Benedetto XVI nel 2011, e in quell'occasione era la vicenda della Baselle che tenne banco, anche perché erano proprio i momenti di maggiore difficoltà, di lotta, e poi insomma abbiamo visto anche come si sono evolute le cose, come sono andate a finire purtroppo per l'industria chimica ternana. Ecco, a proposito del pellegrinaggio, visto che comunque è ormai coinvolta tutta la diocesi, Don Fabrizio è stato delegato dal Vescovo proprio per la sua esperienza anche con l'opera romana Pellegrinaggi, per appunto organizzare e anche per farci spiegare da lui adesso che cos'è un pellegrinaggio, e soprattutto quando tutte queste persone si ritrovano in comunione a San Pietro, che è anche quello un momento importante che vivrà poi la diocesi prima dell'udienza. Tanto c'è da dire che questo evento è un pellegrinaggio speciale. Pellegrinaggio significa lasciare il proprio posto abitudinario di vita e spostarsi verso un luogo. In questo caso il luogo è speciale perché è riassunto dalla figura del Santo Padre, del Papa. Ci si sposta assieme, questa è la cosa evidente e molto bella perché è significativa. Ci si sposta insieme per andare verso. Il pellegrinaggio possiamo dire che è l'esperienza pastorale più antica che c'è nella vita della Chiesa. E prima ancora che nascessero tante attività che oggi si fanno e si realizzano nelle nostre comunità parrocchiali, il pellegrinaggio già esisteva. Il pellegrinaggio è formato fondamentalmente composto da almeno tre passaggi: c'è il momento dell'attesa, il momento in cui si vive e il momento del rientro. Ecco, questa opportunità ti permette di metterti in viaggio interiormente nel tempo prima della realizzazione del pellegrinaggio in sé, e con quella forza interiore che ti spinge anche alla curiosità di vivere questo momento. Poi il pellegrinaggio realizzato concretamente, che per noi sarà in questa occasione di poche ore, che però porta in sé tutta la forza anche che arriva da questo incontro, dal camminare, dal muoversi insieme, anche dal vivere magari qualche momento di disagio assieme, però è l'immagine della vita quotidiana, quindi un'icona un po' di quella che è l'esperienza della vita quotidiana. E poi però la forza che dà il pellegrinaggio è il dopo pellegrinaggio. Quindi noi andiamo a Roma, celebreremo l'Eucaristia, vivremo l'incontro con il Papa per poter tornare a casa diversi e poter portare quella forza particolare che nasce da questo evento. È Terni che si muove, come diceva giustamente Don Francesco, non ci sono degli scomparti scollegati gli uni agli altri, è la nostra gente che si muove e che va verso, insieme, dai ragazzi, i giovani, gli adulti, per essere vicini a quella che è l'esperienza unitaria, che è l'esperienza del mondo del lavoro. E quindi è insieme che vivremo questo momento, ed è insieme che poi potremo portare a casa una forza, una dinamica interiore che ci spinge a vivere nella speranza i giorni che ci sono dati da vivere successivamente. Ecco, diciamo un pellegrinaggio nato per un momento celebrativo importante per ricordare appunto i 130 anni dell'acciaieria, ma che poi nell'incontro con Papa Francesco avrà sicuramente un momento molto bello e importante, quindi questo è anche, no, un po' il messaggio che si vuole far passare anche attraverso le parrocchie che stanno organizzando e raccogliendo le adesioni. Forse oggi più che mai abbiamo bisogno di rianimarci nell'ambito della speranza.
la fiducia e la speranza. E sicuramente, conoscendo un po' Papa Francesco, tutti noi possiamo già dire fin da ora che ci riconfermerà non solo nella fede, ma ci darà quella carica di speranza e di fiducia per affrontare il futuro necessaria proprio in questo momento storico. E credo che proprio questo momento storico sia un momento particolare, dove la dinamica del pellegrinaggio può dare vigore alla vita comunitaria, ma anche alla vita dei singoli. Ecco, il pellegrinaggio è il 20 marzo, quindi pochi giorni mancano a questo evento, e naturalmente fervono i preparativi, proprio perché insomma, i tempi sono stretti. È stato tutto organizzato anche veramente in modo eccezionale, in brevissimo tempo, perché la macchina è partita da poco, l'idea addirittura un mese fa, penso, no? Qualche giorno prima di fare questa manifestazione, e quindi l'accoglienza diocesana è il soggetto che si occupa appunto dell'organizzazione, della segreteria, no? Dove vengono raccolte tutte le adesioni tramite le parrocchie. Ecco, Pietro Antonelli, a che punto siamo e insomma quali sono le varie fasi di questo pellegrinaggio? Un po' diamo qualche nota tecnica, ecco, di questa organizzazione. Innanzitutto siamo a buonissimo punto, nel senso che possiamo già dare dei numeri confermati molto consistenti. E parliamo già di 100 pullman confermati, e si sono mosse le parrocchie, si sono mosse le aziende, non solo l'Acciai Speciali Terni, ce ne sono anche altre. Voglio ricordare in special modo anche la SGL Carbon, che sta attraversando un momento di forte difficoltà. E poi si sono mosse le scuole, grazie alla collaborazione dei professori e in particolar modo degli insegnanti di religione. I pullman si muoveranno da Terni e dalle zone di raccolta intorno alle 6 di mattina e arriveranno a Roma. A Roma un primo momento importante di preparazione sarà la Santa Messa celebrata da Monsignor Vecchi nella Basilica di San Pietro. E chi potrà, noi sappiamo la maggior parte delle persone, certo non i pullman dell'acciaieria, che purtroppo, come diceva anche il dottor Della Volpe nella conferenza stampa di presentazione, dovranno aspettare gli operai che escono dal turno di notte e quindi partiranno con leggero ritardo e non potranno partecipare alla Santa Messa. Però già stiamo predisponendo nella Basilica di San Pietro la Santa Messa per almeno 4.000 fedeli. E quello sarà un momento importante, al quale poi seguirà il trasferimento nell'aula Paolo VI, con un'animazione in attesa dell'arrivo del Santo Padre, organizzata e promossa dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile. E al termine dell'udienza ci troveremo tutti insieme nei giardini di Castel Sant'Angelo, messi a disposizione in maniera gratuita dal Comune di Roma, per consumare insieme un piccolo pasto di fraternità. È importante questo aspetto, perché è una novità rispetto ai nostri normali modi di organizzare i pellegrinaggi. È una novità che le parrocchie e tutti gli enti che si stanno organizzando per aderire hanno appreso con favore. E però voglio anche ricordare qua che sarà un evento a impatto ambientale zero. E cercheremo di produrre meno rifiuti possibili, e saranno comunque differenziati all'origine, e avremo poi anche la possibilità di rispondere per le necessità del pasto anche a persone che hanno problemi alimentari tipo celiaci, diabetici e anche vegetariani. L'attesa è tanta, i telefoni all'accoglienza diocesana bruciano. Però è bello perché si respira una forte attesa e un forte clima di chiesa e di senso ecclesiale da parte di tutti quelli che si stanno organizzando per arrivare a Roma. Ecco, chi volesse partecipare, magari seguendo la nostra trasmissione, ha preso solo ora di questo evento, come può fare? È ancora in tempo?
Allora, è assolutamente in tempo. Monsignor Vescovo ci ha obbligato a non lasciar fuori nessuno. Abbiamo certo dei numeri che dobbiamo rispettare e sono quelli dati dal Vaticano. Però c'è ancora la possibilità di segnarsi. Il primo punto d'approdo è per noi le parrocchie. Quindi ognuno si rivolga al suo parroco e senta se il parroco ha ancora disponibilità di posti. Se così non fosse, posso lasciare il numero dell'accoglienza diocesana, che è 0744 300708, e cercheremo noi di sistemare ogni persona sui pullman che conosciamo. Siamo arrivati già, come dicevo, a 100 pullman confermati, quindi sarà anche una bella carovana e un bel colpo d'occhio quel giorno vedere questo popolo che si muove verso Papa Francesco. Ecco, è un bel momento, appunto, come dicevo prima, di comunione che coinvolge appunto non solo la città di Terni, dove c'è l'acciaieria, ma l'intera diocesi. E a proposito di questo volevo chiedere a Don Francesco appunto come hanno risposto e come è stata, no, ecco, nell'intera diocesi l'accoglienza di questo momento da condividere insieme con Papa Francesco. L'accoglienza sicuramente è stata buona, positiva. Poi Papa Francesco, sappiamo quanto dire la parola attira, sembra una parola un po' riduttiva, che comunque di fatto è così, l'abbiamo visto già ad Assisi. Non nego che all'inizio nei nostri ambienti c'è stata qualche perplessità, visti i tempi brevissimi che c'erano, appunto, come ricordava Pietro, per organizzare, viste le difficoltà, visto che poi anche noi sacerdoti tante volte siamo abituati ancora a pensare al pullman che noi ci organizziamo, che poi andiamo a mangiare da una parte, poi ecco, sottolineo quello che diceva Pietro, abbiamo voluto dare con la spinta del Vescovo un senso di comunione e di semplicità, di essenzialità in una realtà, compresa la nostra Chiesa diocesana, non dico nulla di nuovo, che sta vivendo momenti di difficoltà oggettiva, concreta, ripetuta ormai tante volte. Dare questo senso di comunione è un segno che ci aiuta, ci sostiene, ci incoraggia, non ci fa perdere quella speranza a cui siamo invitati tante volte a non lasciar perdere. E la risposta alla tua domanda ce l'ha data Pietro, ecco, i 100 pullman, le stesse scuole. Io sentivo alcune scuole, i presidi hanno degli obblighi da rispettare, i consigli d'istituto, le approvazioni, le cose. Però hanno detto, noi sicuramente favoriamo tutti, anche laddove già è stata autorizzata per Assisi, non possiamo autorizzarlo, però siamo contenti che ci siano i ragazzi che vengono. Le parrocchie si stanno muovendo, i movimenti anche, e varie altre realtà proprio della vita, perché l'invito veramente era a tutti, un momento di chiesa ma anche un momento di grande vita comunitaria, sociale, chiamiamola come vogliamo, per cui ci saranno le rappresentanze dai comuni, dalle aziende, dalle forze sindacali. Ecco, voglio aggiungere questo, noi con il Vescovo abbiamo incontrato, prima di lanciare tutto il programma anche alle aziende, i tre sindacati confederali, i quali hanno mandato anche delle cartelle sulla situazione del mondo del lavoro nel territorio, cartelle che poi sono state mandate a Roma per preparare anche il discorso del Papa, che si cala in una situazione oggettiva, concreta, che è quella che il nostro territorio sta vivendo. Le risposte mi sembra che sono sicuramente al di sopra di ogni migliore aspettativa. Quindi anche da parte di Narni e della Merinola, naturalmente. Assolutamente sì. Don Fabrizio, ecco, il Vescovo ti ha dato questo incarico, che cosa ti ha chiesto in particolare per questo pellegrinaggio? Ma un po' per l'esperienza e il lavoro che ho fatto e continuo a svolgere anche in collaborazione con l'Opera Romana, che, alla quale è stato delegato proprio tutta l'organizzazione dei servizi cosiddetti a terra, no? Sì. Prevalentemente proprio perché il funzionamento della macchina possa essere garantito, essendo, trattandosi tra l'altro di una esperienza abbastanza grossa. Mi è piaciuto un passaggio dove è trapelato l'idea di portare Terni, Narni, Amelia a Roma. Ecco, questa realtà di chiesa diocesana, farla entrare nella chiesa universale. E quindi anche l'affido
a questa organizzazione che si mette a disposizione delle comunità ecclesiali prevalentemente proprio per realizzare questa attività pastorale che è il pellegrinaggio, è sinonimo di garanzia. E così ci si può anche riassumere in uno slogan, unire quindi la Chiesa nostra, legata un po' alla tradizione di San Valentino, quindi la terra un po' degli innamorati, degli amori, collegandola all'attività produttiva dell'acciaio, dovrebbe diventare questa esperienza anche per il futuro di questa Chiesa una esperienza per un amore inossidabile. Bello, quindi noi rinnoviamo l'invito, il pellegrinaggio con l'udienza particolare con Papa Francesco nell'aula Paolo VI, il 20 marzo tutta la diocesi sarà pellegrina a Roma. Prima si vivrà un momento nella Basilica di San Pietro con la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo e poi tutti insieme all'aula Paolo VI. Ecco, Pietro, vogliamo ricordare appunto qual è il numero di telefono magari per chi volesse, a parte le parrocchie, insomma, ecco, questo è il canale preferenziale. Allora, il numero di telefono dell'accoglienza diocesana è 0744 300 708. Inoltre abbiamo istituito un piccolo sito internet che è www.dapapafrancesco.it dove ci sono tutte le informazioni e dove si possono anche lì raccogliere le adesioni. Poi chiunque può anche rivolgersi in parrocchia e sappiamo che i nostri parroci stanno veramente rispondendo a tutti e stanno accogliendo tutti. Veramente io dopo le difficoltà che tante volte ha sottolineato anche Don Francesco, devo dire, secondo me ci sta ridando forte speranza e forte vitalità anche alla nostra Chiesa un evento speciale, un evento straordinario come questo. C'è attesa dei fedeli, ma c'è attesa anche dei sacerdoti, c'è attesa anche tra noi, chiamiamoci addetti ai lavori, Elisabetta? Sicuramente, anche perché Terni, con la sua espressione del lavoro, come diceva anche Don Fabrizio, San Valentino dell'amore, incontrerà così il suo terzo Papa, no? Dopo Giovanni Paolo II, dopo Benedetto XVI nel 2011, eccoci nel 2014, grande l'attesa per l'incontro con Papa Francesco, visto anche il carisma che questo Papa e l'affetto che sta suscitando tra tutta la cristianità. Quindi io ringrazio per questo contributo dato alla nostra trasmissione Don Fabrizio Bagnara, delegato del Vescovo per il Pellegrinaggio e collaboratore dell'Opera Romana Pellegrinaggi, Monsignor Francesco De Santis, provicario della Diocesi di Terni Narnia Amelia, e Pietro Antonelli, responsabile dell'accoglienza diocesana. Grazie ancora e mi permetto anche di augurare a tutti noi un buon pellegrinaggio e naturalmente anche ai telespettatori che vorranno partecipare un buon pellegrinaggio e infine una buona serata. Grazie a tutti. Grazie.